Parliamo questa mattina di psicofarmaci con il noto pedagogista piacentino Daniele Novara, direttore del CPP, Centro per l'Educazione e la Gestione Conflitti, e noto autore di libri. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, eccomi. I giornali in queste ore si stanno occupando di una notizia piuttosto importante ed allarmante dell'uso dei psicofarmaci in Italia. Ben 17 milioni di persone ne fanno uso ed è boom tra i giovanissimi. Sì, era un po' inevitabile, specialmente dopo il Covid. È stato lanciato un allarme, secondo me, piuttosto pretestuoso e fittizio, nel senso che i ragazzi e le ragazze, dopo due anni di reclusione, di una vita totalmente contro natura per la loro età, avevano bisogno di normalità, ecco, di tornare a condizioni di vita sociali, stare con gli altri, uscire dalla cameretta, riprendere con i genitori un ambiente educativo, e viceversa, le prime avvisaglie del loro sconforto, delle loro depressioni, ecco, sono stati messi sotto psicofarmaci. Ritengo un equivoco tutto questo, a parte i casi gravi, ovviamente, un equivoco che aggrava la situazione, perché poi il ragazzo o la ragazza rischia di entrare davvero, no, nel mondo degli psicofarmaci, della depressione, della malattia psichiatrica vera e propria, ne fa quasi come dire un ruolo sociale, un'etichetta, diciamo. Invece sarebbe stato giusto dire ok, stiamo uscendo da un momento tragicissimo, quello della pandemia, siete voi quelli che hanno sofferto di più, diamo tempo ai ragazzi e alle ragazze, con la normalità si riprenderanno, e specialmente facciamo in modo che i genitori tornino a educare i figli, i padri facciano i padri e non gli amiconi. In queste ore stanno destando discussione anche le parole di Fedez, che ha parlato, naturalmente per il caso che lo riguarda, di psicofarmaci, ma ha invitato anche così chi lo segue a prendersi cura della salute mentale. È legittimo quello che lui dice per se stesso, non è legittimo per i ragazzi, non condivido assolutamente. I ragazzi devono imparare a vivere, non a curare la propria salute mentale, a vivere, a fare buone esperienze, viaggiare, leggere, stare con gli altri, fare volontariato, vivere il gruppo, ecco, vivere la natura, vivere lo sport. La salute mentale non può essere la loro priorità. Se fanno una vita da ragazzi, da ragazze, stanno bene, e se invece chiudiamo in una bolla di paura, di apprensione e di pseudo malattie mentali, dimenticando che è un'età di cambiamento, gli alti e bassi ci sono, stanno sulle montagne russe, perché il cervello è in una fase di assestamento, l'immaturità è la norma, non l'eccezione. Io dico sempre ai genitori che mi seguono, scrivetevi sul comodino che i comportamenti adolescenziali non sono del tutto volontari. A proposito di internet e della sua pericolosità, dalla Francia è arrivata questa proposta di legge di vietare i social media agli under 15. Sì, è un'ottima idea. Penso che se vogliamo evitare che una generazione, ecco, finisca nei meandri dei videogiochi e del mondo puramente virtuale, se vogliamo dargli la possibilità di fare una vita reale, non una vita immaginaria, ecco che bisogna mettere un limite. D'altra parte non c'è niente di strano in questo, perché abbiamo già messo il limite di 18 anni, 18, sull'alcol e sul tabacco. Ecco, ricordiamo che tantissime ricerche segnalano che dopo le due ore continuative di consumo dei videoschermi, il cervello entra in una condizione
di addiction e quindi non è più in grado di retroagire adeguatamente. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi tutti, buona giornata. Daniele Novara, il noto pedagogista piacentino, ospite di Radio Sound Piacenza 24.